Buonasera amici di Un Milano, oggi vedremo come sono andate le gare fra Universicari e Scrotone, con gli Universicari che devono difendere la vetta, fra Hooligans e Stocazzo, con gli Hooligans che cercheranno di muovere un po' la classifica, e infine fra Morgans e Mbari di Nazzo, uno scontro al vertice nel girone B. Sono fortissimi, abbiamo già visto in una partita andata che sono molto forti. Speriamo di aver capito un minimo come giocano e di aver preso il misure. Noi non abbiamo niente da perdere, abbiamo solo da vincere, quindi speriamo di far bene. Siamo contati, ma ci si prova con tutte le energie. Arriva un punto per passare, ne abbiamo fatti tre, abbiamo giocato bene, siamo riusciti a far girare la palla, quindi contenti. È già un allenamento per la seconda fase. Siamo riusciti a fare il gioco che voleva il mister, quindi tutto bene. Ma non fai gol. Ma non faccio un gol, no, è inutile. Non lo faccio tanto. Ci aspettiamo una partita difficile, siamo ultimi in classifica con 0 punti ancora, ma oggi siamo sicuri di poter fare qualcosa di meglio, siamo sicuri di portare a casa punti e siamo carichi. Avevamo qualche giocatore infortunato, qualcuno sotto esami, però l'abbiamo portato a casa, siamo stati molto bravi. Questa è la mia ultima partita perché poi partirò per 6 mesi e quindi lascio la squadra in buone mani con un altro allenatore in seconda che subentrerà. Sarà una partita molto difficile, ma penso che alla fine porteremo a casa il risultato. Sarà importante per noi, anche sul piano del gioco, dimostrare di essere una squadra molto valida e proveremo un cambiamento del modulo e speriamo vada a buon fine. E oggi è una partita importante, bisogna vincere per arrivare bene anche allo scontro diretto con la prima in classifica settimana prossima, quindi faremo del nostro meglio e speriamo vinca il migliore, quindi in bocca al lupo anche all'avversario. Noi siamo sereni, sappiamo che il campionato, vincere il campionato è il nostro obiettivo, però ce la giochiamo divertendoci.